Siamo per entrare negli ultimi due. Visconti, col fiato sospeso, pubblico del Pala Carrara, esce Cinciarini dal blocco, la palla fuori, la rimessa però di Pesaro con 11 secondi ancora a disposizione. Nuovamente parquet per Carlo Guido, che bisogna della sua presenza sotto i tabelloni, soprattutto in casa di Pistoia. Vediamo se Pesaro riesce a gestire questo mini vantaggio. Questo finale, Tambone si alza per il tiro da tre, sbaglia però, eccolo qua, Guidal onnipresente, a tirare giù il suo decimo, forse undicesimo rimbalzo. 6 minuti e 8 senza segnare per Pesaro. Guidal va fino in fondo, prende anche il fallo. Andrea Lunetta, credo il fallo sia stato di Tambone. Quinto fallo per Tambone, tiri liberi per Guidal, vuole il primo. 4 su 7 per lui nella serata, gli trema la mano. Fa 2 su 2 Guidal. Fuori da 5 falli Matteo Tambone, meno 2. E quasi si ricomincia. Cinciarini. Fischia il pubblico del Pala Carrara. La pressione di Moore. 11 rimbalzi confermati dalla nostra regia per Guidal. Ora Cinciarini, tiene possesso prolungato del pallone, poi si ferma, scacciato in terra per Totè, che prende il fallo da Murra, va in lunetta per 2 tiri liberi. Deve essere il terzo per Murra. Sbaglia il primo Totè. Cortissimo, pallone che ovviamente pesa un po' di più, chi gioca a basket lo sa in questo momento, dalla lunetta, un tiro che sembra facilissimo, diventa il più difficile di tutti. Secondo tiro libero per Leonardo Totè, 1.25 poi sul cronometro. Buono il secondo per Totè. E comunque un possesso pieno di vantaggio, ancora per Pesaro. Si chiude il parziale positivo di Pistoia dopo questo tiro libero di Totè che poi va in panchina. E quindi Murra con Visconti che lo guarda negli occhi. Cambia il blocco di Hopkins, cambio difensivo. C'è Ford adesso su Murra. Vuole campo aperto Murra per provare ad attaccare ancora un cambio difensivo. C'è Benford adesso sul playmaker di Pistoia che va fino in fondo. Riesce in qualche modo a tirare. Poi c'è il tap-in di Jerry Blakes. Forse ha toccato anche Moore, comunque per Pistoia quello che conta è che la palla è entrata, meno uno, ultimo minuto, arriva in volata, impensabile dopo il più 17 di Pesaro. Cinciarini palleggia sul posto, Cinciarini commette fallo poi Moore e si andrà in lunetta per 2 tiri liberi di Andrea Cinciarini. 2 su 2 dalla linea di tiro libero per il nativo di Cattolica in questa sua serata, questa sua nuova vita con la maglia di Pesaro. 4 falli per Moore, 49 secondi, punto 1 sul cronometro. 2 tiri liberi per Cinciarini che non sbaglia. È sempre un possesso di differenza, vediamo se sarà pieno dopo questo secondo tiro libero di Cinciarini. Pazzesca partita quel Pala Carrara con Pistoia che ha effettuato un quarto quarto strepitoso fino al 15-0 parziale con la rimonta fino al meno 2 adesso. A Cinciarini è lunetta, fa 2 su 2, non trema la mano di Cinciarini. 7-4-7-1, time out fischiato da gli arbitri e richiesto da Brienza per disegnare adesso lo schema in attacco per Pistoia, ma i secondi sono ancora tanti, sono 49 secondi. 3 punti di vantaggio, 6 punti per Cinciarini. Primo piano per il miglior marcatore della serata, Charlie Moore, quota 24, anche se con palla, che palla persa di troppo, ovvero 7. Guidal porta avanti il pallone, c'è Visconti su di lui, cambio difensivo, Visconti va adesso su Willis, arriva il blocco di Hawkins, poi si allontana, Willis prova ad attaccare Visconti, parte in uno contro uno, il pallone per Blakes che si alza per altri 2 punti. Blakes, meno 1, 32 secondi ancora, palla in mano a Pesaro, fischia il pubblico, gioca col cronometro, 9 punti per Blakes, tutti in questo quarto quarto, è stato uno degli artefici della rimonta. Pesaro ha ancora un punto da gestire, 9 secondi per andare al tiro, arriva il blocco, poi il taglio di Ford, Benford va fino in fondo, alza la parabola, sbaglia il tap-in di Ford, sbagliato, Pesaro
deve tornare in difesa perché Pistoia ha il possesso di palla, può andare anche per l'ultimo tiro, 3 secondi per andare al tiro. Moore si alza da lontanissimo, airball, finisce qui, vince Pesaro 74-73. Finale pazzesco con Pistoia che ha avuto anche la palla per provare a vincere la partita. Moore ci ha provato e aveva anche spazio, poteva anche tirar bene alla fine. Bello l'abbraccio con Visconti, tutto chiarito. Che partita, veramente Pistoia ha fatto di tutto e anche qualcosa in più, riuscendo ad avere anche l'ultimo pallone per vincere la partita.